stiamo rendendo conto da un po' di tempo a questa parte che il nostro business è cambiato e sta profondamente cambiando. Stiamo passando da una logica di prodotto ad una di soluzione sistema, che è un po' come passare dal vendere un mattone a una soluzione abitativa. Fondamentalmente nello scenario di mattone si fa leva su un paio di caratteristiche tipiche di prodotto, quindi il prezzo, il materiale, la qualità del materiale. Nello scenario di soluzione sistema entrano in gioco tantissimi fattori, la capacità di fare integrazione tra le diverse tecnologie e soprattutto la comprensione della complessità del mondo del cliente. Quindi in questo scenario passare da una logica di prodotto ad una soluzione significa andare a capire meglio di fatto i bisogni del cliente e integrarli in un'offerta personalizzata e ben rispondente a questi bisogni. È evidente che il valore aggiunto, l'elemento di differenziazione non è più tanto il cosa, quindi la tecnologia, perché arrivano tutti i competitor bene o male a essere abbastanza bravi, ma l'elemento di differenziazione è il come, cioè il come fai le cose, come vendi l'identità dell'azienda, quindi il servizio. E il servizio è fatto dalle persone, quindi il capitale umano in tutto questo processo di cambiamento verso sempre più industria 4.0 non è solo una moda, ma una necessità di sopravvivenza, perché chi non riesce a attuare questo cambiamento partendo dalla centralità della risorsa rimane indietro, e la risorsa umana in quanto singolo individuo non è più sufficiente. Bisogna investire sul talento collettivo, sul capitale umano tutto tondo, perché la complessità tecnologica, organizzativa, commerciale è talmente elevata che la differenza non la fa più la star, ma la capacità di fare squadra.